Podcast. Freedom, libertà sull'aborto, libertà dalle armi, dalla violenza, libertà da Donald Trump. La canzone la scrive e la canta Giselle Knowles Carter, meglio nota come Beyoncé, ma da qui al 5 novembre, su concessione dell'artista, ad interpretarla sarà Kamala Devi Harris. La nuova candidata dei democratici alla Casa Bianca ha messo il turbo. A 59 anni compiuti non è più una giovane promessa, ma rispetto ai quasi 80 di Trump è percepita come una ragazza. O come dice Charlie XCX, star britannica, naturalizzata statunitense, che l'ha definita immediatamente Brett, una ragazzaccia, riprendendo il titolo del suo album estivo. La sua camminata leggera, le Converse ai piedi, i suoi balletti che spopolano su TikTok. Kamala Harris in pochi giorni ha ringiovanito e non poco il suo partito. Ci voleva poco, però vabbè. Ma ha reso vecchio lui soprattutto, Donald Trump. La sua freschezza, vera o apparente, poco importa ora, le attira gli insulti dei repubblicani, del popolo MAGA, ve lo ricordate? Ma la rafforza ovviamente tra i giovani. Meme, montaggi, slogan e battaglie che la rendono ancora più popolare tra le donne, che la applaudono senza sosta anche quando va nel repubblicano stato dell'Indiana per incontrare la confraternita femminile afroamericana Zeta Phi Beta Sorority. E dove parla? Ancora una volta di unità, di contrasto all'odio e alle svolte autoritarie, ma soprattutto di diritti e di libertà. Quindi le magliette, i poster, Yes We Come, gioco di parole tra lo Yes We Can di Obama, che intanto la indossa, e il suo nomignolo, Cam. Ma anche volendo dirla tutta, i coconut tree, le emoji con le palme di cocco riprese da una vecchia storia di sua madre, Gopalan, che le chiedeva se fosse caduta dal pero, insomma, come diremmo in italiano. My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? Una svolta pop velocissima, ma sotto la metamorfosi di Harris c'è di più. Ci sono gli strateghi della comunicazione, l'impatto dei social, la macchina elettorale di Biden e i soldi. Tanti, tantissimi soldi. You had people in that group, excuse me, I saw the same pictures as you did. And I'm not saying it's gonna be easy, but we will win. This is a democracy. Sfida per la Casa Bianca di Gerardo Greco e Giulio Uccero. Beh, avrete notato che la sigla è cambiata. Abbiamo dovuto sostituire la frase del vecchio Joe Biden ormai pensionato con la giovane e super pop Kamala. Comunque, si chiama Resolute Desk, la scrivania che campeggia nello studio ovale alla Casa Bianca. Dietro le foto di famiglia, nei portaoggetti, ci sono le penne stilografiche usate per firmare gli atti ufficiali. E davanti alla telecamera c'è lui, Joe Biden, parla all'America, ai repubblicani e ai democratici, mette fine a tutti i rumors, le dicerie, meritavo un second term, dice, ma ora ho preso una decisione, il suo tempo è finito. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. E quella torcia che il presidente Biden dice di voler, di dover passare a una nuova generazione, è ora nelle mani di Kamala Harris. C'è chi storce il naso per questa staffetta imposta dall'alto. Non tutti, però, anzi, la maggior parte dei democratici, tutto sommato, l'ha presa bene. In America li chiamano Yellow Dog, letteralmente cani gialli, un termine che viene usato per definire quegli elettori democratici che, no matter what, qualsiasi sia il candidato in corsa, voteranno sempre e comunque a sinistra. Ora, il termine divenne popolare per la prima volta addirittura nel 1928, quando gli elettori democratici del Sud dovettero digerire la candidatura di Al Smith, cattolico, governatore di New York. Ecco, negli stati meridionali quell'uomo, beh, non piaceva, ma si sparse un coro.
prima di votare un repubblicano, sosterrò anche un cane giallo, uno yellow dog, se lo candidano i democratici. Infatti mi sa che non vinse. Comunque è una storia buffa, vera fino a un certo punto poi. Ci sono eccezioni ovviamente, ma gli yellow dog, i democratici duri e puri, esistono ancora oggi. Sono quelli che da Joe Biden a Kamala Harris sono passati in un secondo, senza un filo di dubbio. Do we believe in the promise of America? Yes! And are we willing to fight for it? Yes! And when we fight, we win! God bless you all and God bless the United States of America. Quando ci crediamo, quando combattiamo, noi vinciamo. La vicepresidente uscente sta girando come una trottola negli Stati Uniti. Ha trovato il suo slogan, fa suo il verbo fight, quello gridato da Trump su quel palco a Butler dopo l'attentato scampato dall'ex presidente. Kamala attacca Donald, rispolverando il suo passato da procuratrice, ovviamente. Lo chiama felon, condannato, ricorda a tutti chi è il suo avversario, un molestatore, truffatore, pericoloso agitatore di masse contro la democrazia. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Il popolo Dem ha ritrovato la speranza e l'unità. Nessuno correrà contro di lei alla convention di Chicago. Il 19 agosto avrà tutti i delegati necessari per essere incoronata candidata. L'ascesa lampo di Harris ha un segreto che non è però da intendere come tale, perché in America in fondo è sempre lo stesso: i soldi, i finanziatori della sua campagna. Her campaign, rather, reports it has raised more than $100 million since President Biden stepped aside on Sunday and endorsed her. Partiamo dai numeri. In poco più di una settimana Kamala Harris ha assunto 170.000 nuovi volontari e raccolto 200 milioni di dollari. E quasi due terzi di questi soldi vengono da first time donors, nuovi donatori. Molti versamenti sono da 100 o da $200, dati alla vicepresidente da piccoli donatori. Tanti arrivano dal network femminista Emily's List o dai giovani di ActBlue. Sì, ma lo sai benissimo che i soldi veri arrivano da altre parti. Certo, certo dal comitato Biden, che comunque aveva già raccolto $91 million e che ora potrebbero passare nelle mani della nuova candidata. Well, one question many voters are wondering, what happens to all those election funds now that Joe Biden has dropped out of the race? E qui figurati, i repubblicani pianteranno un casino legale. Il punto in realtà è che i grossi investitori, come al solito, si sono messi a spingere. Wall Street, Silicon Valley. Super consulenti e super fondi di investimento stanno versando. Il miliardario Jonathan Gray, presidente, tra le altre cose, di Blackstone e della partita, come pure Roger Altman di Evercore e Mark Lazary, proprietario dei Milwaukee Bucks. E poi c'è Reed Hastings, capo di Netflix, che appena si è ritirato Joe ha staccato un assegno da 7 milioni per Harris. Stessa cifra versata da Reid Hoffman, fondatore di LinkedIn. Meno, ma comunque consistente, il bonifico arrivato dalla direttrice operativa di Meta, Facebook. E poi, non possiamo dimenticarlo, c'è il mondo di Hollywood, le pop star, i produttori, gli attori come Abigail Disney, erede ovviamente, o George Clooney, che è tornato sul carro Dem proprio per sostenere Kamala. Eh già, le elezioni in America sono anche questo. Trump lo sa. E allora fa i conti, si innervosisce. Non sarò gentile, dice davanti al suo popolo. E si vede. We're not supposed to have a socialist. Look, we're not going to be a socialist nation. We're not going to have a socialist president, especially a female. Non permetterò che questa nazione diventi socialista, che ci sia un presidente socialista, anzi, una donna presidente socialista. Misoginia, direi allo stato puro. Sì, poco da dire. Trump, come al solito, fa tutto da solo, davanti a una telecamera, ai suoi supporters. Ben conscio anche lui che chi paga non è interessato a queste polemiche, vuole solo meno leggi, meno tasse, meno gender e meno democratici. Eh già, ma chi paga? Allora, chi c'è dall'altra parte? In casa repubblicana, chi mette mano al portafoglio? Beh, c'è principalmente questo.
Proprio lui, il Signore degli Anelli. E come ti sbagli? Aspettate che vi spieghiamo tutto. Attorno, dietro Donald Trump e al suo vice J.D. Vance, ci sono miliardari, investitori, uomini, bianchi, tutti straricchi e a loro modo geniali, accomunati dalla passione per le start-up, il denaro e sì, il Signore degli Anelli. Ve lo giuriamo, perché ci sono sì Bill Ackman, venture capitalist con un patrimonio da 10 miliardi, o Stephen Schwarzman, o David Sachs, gente che dopo la condanna in tribunale di Trump ha staccato un assegno cosiddetto di solidarietà da $300,000. E soprattutto, dietro a questo possibile secondo regno di Donald, c'è lui, Peter Thiel, che già a Cleveland, non so se te lo ricordi, no, convention del 2016, si disse orgoglioso di essere gay, repubblicano e sostenitore di Donald. I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American. Altri tempi comunque, ma torniamo alla passione per Tolkien di questi straricchi della Silicon Valley repubblicana. Thiel, che tra le altre cose ha fondato PayPal, ha letto la saga dell'Anello, ci crediate o no, 10 volte, o almeno così dice. Un suo fondo si chiama Mithril Capital, nome che viene dal metallo caro agli Hobbit, ma c'era anche Narya Capital, uno degli Anelli Magici, e poi oggi c'è soprattutto Palantir, la sua super azienda di Big Data, che ha un nome ripreso dalle sfere di Tolkien. Dietro Trump poi ci sono i gemelli Winklevoss, il fondo Andreessen Horowitz, ma anche Palmer Luckey, fondatore dei droni Anduril, il nome che viene indovinato un po' da dove? Da una spada del solito Signore degli Anelli. Sì, ma soprattutto c'è lui, c'è certo. Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, capo di Tesla, SpaceX, proprietario dell'ex Twitter, patrimonio da $233 miliardi. Quel simpaticone di Musk ha fatto la sua scelta, ha deciso di sostenere Trump. Il suo candidato vice J.D. Vance, anche lui grande lettore di Tolkien, ma guarda un po', gli piace molto. Tanto che Musk aveva promesso donazioni da $45 milioni al mese al comitato Trump. Un'enormità, tantissimi, tanto che poi ha smentito. At no point did I say that I was donating $45 million a month to Trump. That was a fiction made up by the Wall Street Journal. Forse erano troppi persino per lui, forse non voleva che uscisse la notizia, forse saranno di meno. Di sicuro Musk si è schierato con il tycoon, lo finanzia, lo supporta. E lo spinge con la sua piattaforma X, ex Twitter, sì, dal quale ricondivide robaccia alt-right, i peggiori complotti del popolo MAGA, i meme contro Harris e Biden. Il problema è che non è solo, dietro c'è un'intera macchina social fatta di bot, radiolocali, opinionisti spregiudicati che mettono insieme una bestia, diremmo in Italia, pronta alla guerra di comunicazione senza mezze misure. Sono persone in carne e ossa, spesso, non sempre, che temono la ribalta dei democratici. I sondaggi, in effetti, iniziano a dargli ragione. Hypothetical, and what you see here is there's no clear leader in the top line of the horse race here. A 3-point margin, that's within the margin of error, Dana. Donald Trump at 49% support, Kamala Harris at 46% support. That's about half the margin that we saw in the Biden versus Trump matchup. In questo poll della CNN, ad esempio, non c'è un clear leader, cioè nessuno va sopra al 50%. Sappiamo che i sondaggi nazionali non contano nulla perché si vota stato per stato, ma è comunque una tendenza. E ce ne sono altre simili. Gli stessi numeri vengono confermati dal Wall Street Journal. Per Reuters, Ipsos, addirittura è lei, Harris, di 2 punti sopra. C'è un effetto honeymoon, sicuramente, luna di miele, passerà. Ma Harris ha riaperto la sfida, spostato il peso geografico dell'elezione. Ora bisogna vincere, che è diverso. Eh sì, per farlo, per recuperare su Trump, sarà importante scegliere il giusto vicepresidente. È chiaro, una decisione che Harris ufficializzerà poco prima della convention o nelle giornate conclusive a Chicago. E allora ci serve una mano, le trattative sì continuano, va scelto il profilo giusto. Paolo Mastrolilli, corrispondente di Repubblica di New York, aiutaci tu. Come va la ricerca del numero 2 in casa Dem? Harris ha scelto, c'è una shortlist? Gli elettori americani votano per il presidente, non per il vice.
Questo è il consenso di tutti gli analisti. Il vice però offre l'opportunità di equilibrare il ticket, ossia il duo presidenziale, compensare eventuali debolezze politiche o etniche del capo e magari aiutarlo a conquistare voti negli stati decisivi per vincere la Casa Bianca. Questi sono i criteri con cui in genere viene scelto. In base a questa logica, il candidato repubblicano Trump ha sbagliato a puntare su J.D. Vance perché non gli porta nulla. I suoi elettori sono gli stessi di Donald e lui non lo aiuta in qualche stato specifico. Anzi, forse lo danneggia perché, essendo più a destra su temi come l'aborto, rischia di fargli perdere i consensi tra i moderati e gli indecisi. La rivale democratica Kamala Harris ora dovrebbe cercare di approfittare dell'errore di Trump, sfruttando la scelta del suo vice per rafforzare il proprio ticket e guadagnare voti. Perciò, essendo lei una donna afroamericana della California, il consenso generale è che dovrebbe puntare su un uomo bianco del Midwest o comunque di uno stato chiave. I favoriti sono dunque Josh Shapiro, popolare governatore della Pennsylvania, se gli americani sono pronti ad eleggere un ebreo alla Casa Bianca. Poi c'è il senatore dell'Arizona Kelly, che rafforzerebbe Harris su temi cruciali come la sicurezza e l'immigrazione, dove ha preso posizioni più dure di Biden. Altrimenti vengono considerati i governatori della North Carolina Cooper, del Kentucky Beshear, del Minnesota Waltz, dell'Illinois Pritzker, tutti bianchi moderati di stati chiave. Poi c'è il segretario dei trasporti Buttigieg, che la aiuterebbe nel Midwest neutralizzando Vance. Whitmer del Michigan sarebbe perfetta, ma un ticket composto da due donne non sarebbe equilibrato, mentre Newsom della California non può, perché presidente e vice non possono venire dallo stesso stato. Dunque una scelta molto delicata per Kamala Harris, che però potrebbe risultare decisiva per vincere a novembre. And with Harris now competing for the top spot on the Democratic ticket, there is an opening for a new running mate. And several names have come to the forefront in the hours following Biden's announcement that he'd no longer be running. Detto questo, però, Kamala resta oggi la presumptive nominee, cioè la candidata in pectore. La sua corsa va formalizzata, ma è appunto una formalità, vista la maggioranza dei delegati che ha accettato di sostenerla. Poi mai dire mai, aspettiamo la convention dem di Chicago. Aspettiamo, perché lì verrà ufficializzato anche il nome del suo running mate, il suo vice. E abbiamo diversi nomi, l'abbiamo capito. A te chi piace? A me piace Josh Shapiro, quello della Pennsylvania, che sta facendo una campagna elettorale che è chiaramente ormai da candidato vice. È vero, è da tempo che te ne sento parlare. Comunque vedremo, perché noi saremo lì o qui, insomma, con voi per raccontarvi tutto questo. Mancano meno di 100 giorni all'elezione più importante del mondo. Io ho già il cronometro. Sfida per la Casa Bianca è un podcast scritto e condotto da Gerardo Greco e Giulio Uccero. Il coordinamento editoriale è di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono di Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast.